nuova sopra noi. Chiudi gli occhi e tieni il tempo e sarà quasi fatta lei. C'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo casomai. Non avremo classe ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi. Ballando, ballando su, ballando su, mondo facendo, 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 andando. Ballando, ballando su, ballando su, mondo ballando, ballando su, ballando su, balliamo sul mondo. Possiamo anche senza musica, cadremo ballando. Nessuno però si ferirà, facciamo un po' andando. Là sotto qualcuno applaudirà. E questo era prima Balliamo sul mondo, che era dedicato a Margherita, diciamolo, ognuno ha dedicato una canzone, lo faccio anch'io. E torniamo in studio qua su RadioRomaFutura.it, dall'indirizzo dello studio di Villa Gordiani, la Tana dei Lupi con Matteo Pietrosante, Luca Silipo e Domenico Sollecchia. Allora, siamo arrivati alle battute finali, insomma, parliamo un po' di Roma Sassuolo con voi. Come la vedete come partita, Domenico? Ma guarda, la Roma la può vincere. Non è una partita semplice, perché giocare con queste squadre si pensa sempre che siano partite relativamente semplici, ma giochi fuori casa. Non sei nello stato ottimale a livello di forma, è una forma pessima, quindi può rivelarsi una partita difficile. Però la Roma ha comunque buone chance di spuntarla. Per te, Luca? La Roma deve vincere questa partita, come abbiamo detto finora. Mi preoccupa questo attacco un po' leggero. Iturbe che ha fatto un gol soltanto contro la Juve, Vlahovic che la butta dentro, è il nostro capocannoniere. Ed è vergognoso che lo sia, secondo me. Perché un giocatore come Vlahovic non dovrebbe pensare a buttare dentro, quanto più a mettere in condizioni i compagni di fare gol. Visto e considerato che sempre queste voci che dicono che Dumbia a Trigoria fa il fenomeno, però non si sa per quale motivo Garcia lo fa entrare sempre gli ultimi 5-10 minuti, io un Dumbia titolare contro il Sassuolo l'avrei provato. Però non ci resta che sperare. Ripeto, la Roma deve vincere la partita. Se non vince la partita a Sassuolo, il campionato è compromesso definitivamente, con la possibilità che Napoli ti superi o ti raggiunga in classifica. Abbiamo detto quel discorso della differenza reti negli scontri diretti che è a favore del Napoli, e sarebbe veramente la fine, perché non penso che la Lazio abbia grandi difficoltà con il Parma, nonostante sia in una condizione di forma non niente male. Il Parma viene da una serie di risultati utili, una serie di risultati positivi. Per il resto niente, la Roma deve vincere la partita, ribadiamo. Certo, non c'è altra soluzione, anche perché noi mai avremmo pensato a gennaio di combatterci il secondo posto alle giornate finali, invece così siamo purtroppo è stato, e ci sono insidie, io direi, sia per la Lazio che per la Roma. Tanto vi dico, così dalla Serie B, le notizie che ci giungono è che il Carpi ha pareggiato 0-0 col Bari, quindi ha rimandato la sua festa promozione in A, che però avverrà penso questo weekend, quindi il prossimo anno ci troveremo il Carpi alla faccia di Lotito in Serie A. Vabbè, e a me fa anche piacere, perché è una squadra insomma che ha dimostrato di saper giocare, e sicuramente sarà una di quelle squadre che poi rompe scatole alla Roma come sempre. Però vabbè, a parte questo, che vedremo il prossimo anno,
Ragazzi, secondo voi quale attaccante tra Zazza, Sansone, Floro Flores e Berardi, che non giocherà, quindi tra questi tre, è più pericoloso? Vai, Zazza. Sicuramente Zazza. Sansone anche ha ottimi numeri, però penso che Zazza sia quello che sottoporta può dare maggiori preoccupazioni alla nostra retroguardia. Per te, Domenico? Zazza, anche per me, perché non è un giocatore soltanto pericoloso sotto porta, è un giocatore che ha nel suo bagagliaio grandi numeri, è un giocatore che ti riesce a far gol da fuori area, è un giocatore che riesce a mettere in condizione i propri compagni, riesce a mettere in condizione i compagni di far gol, è un giocatore pericolosissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io spero, come dicevi tu, questo attacco leggerino, sto cambio di modulo nella partita forse meno appropriata per fare il cambio di modulo, mi lascia un po' perplesso. Però, come dire, magari invece ci ha visto lungo e Pjanic è riuscito a smistare palle per i due attaccanti. Non ci vede lungo da un po', Garcia. Non ci vede lungo da un po', infatti la cosa preoccupa anche me. E comunque rimaniamo nella speranza. E chi vivrà vedrà, come diceva il grande Rino Gaetano. Luca, pronostico da risultato esatto, buttiamoci su queste cose molto così, alla come va 1-0, visto che non riusciamo a fare più di un gol a partita, speriamo di non subirne. Quindi 1-0-1, una vittoria, sì, sofferta a stile contro il Cesena. Per te, Domenico? 1-1, quindi ennesimo pareggio fatto sul limite, diciamo. Purtroppo ha visto protagonista sia la partita contro l'Atalanta che la contro il Torino. Speriamo che la difesa regga di più, anche perché io penso che la difesa del Sassuolo quindi fornisca più spunti all'attacco romanista per segnare, o almeno lo spero. E allora diamo anche un picchetto, come facciamo sempre in questi minuti finali, diamo solo un picchetto di Serie A e cominciamo con Chievo-Cagliari 1x per il dannato Chievo, che ci ha fatto il favore dell'1-1, ma che odio, non so se voi lo odiate quanto me. Io invece lo stimo. Il Chievo è una squadra che ogni anno parte da con i peggiori auspici. Il Chievo ogni anno che passa è sempre la squadra che ha più possibilità di retrocedere, invece ogni anno puntualmente si salva, e quest'anno ha totalizzato anche un ottimi risultati. Io pensavo che Corini fosse l'uomo giusto a inizio stagione per portare il Chievo ad una salvezza tranquilla, invece si è rivelato l'uomo giusto Maran. Comunque non mi è mai stata così antipatico come squadra il Chievo, no. A te, Domenico? Io ho una squadra che odio. L'odio con te, visto che anche già da Mourinho, quindi dal 2009, dal 2010 a questa parte, ogni volta che affrontiamo il Chievo è sempre un'incognita. È un ammazza gioco. Tra sconfitte e pareggi riusciamo sempre a sorprendere anno in anno. Purtroppo. Allora diamo questa schedina. Punto Chievo-Cagliari 1x per il Chievo, Cesena-Atalanta 1x per il Cesena, Milan-Genoa gol, Juventus-Fiorentina 1, Lazio-Parma 1, Sampdoria-Verona gol, Sassuolo-Roma 2 nella buona sorte, sperando bene, Empoli-Napoli 2. Con 10 euro se ne vincono 500. Come dico sempre io, se siete insicuri, se una partita vi sembra, giocatevi o la doppia chance x2 o 1x, oppure al posto di un gol giocatevi un over 1.5. Qua diamo pure scommesse, un po' di tutto. Direi che siamo giunti al momento dei saluti, dei buoni saluti. Vai, salutate. Beh, un saluto a tutti, generale, come si diceva ai tempi, a tutti quelli che mi conoscono. Saluti dai talent, dai Jerry Scotti. Jerry, saluto tutti quanti. Saluto mia nonna, mio nipote, mio cugino di terzo grado che non ho mai visto, ma lo saluto uguale. E allora io vi lascio, vi ricordo che voi potete sentirci sia live su www.radioromafutura.it, ma anche in podcast sempre su radioromafutura.it. potete scaricarvi l'applicazione di Spreaker sul vostro iPad, iPhone, Samsung, quello che volete, sentirci dove vi pare a voi, dal bagno, dall'auto, da dove volete voi. Oppure potete andare sulla pagina Facebook di Radio Roma Futura,
e trovare il link su cui si trova questa puntata. Vi ricordo anche mettere mi piace alla pagina della Tana dei Lupi. Ragazzi, arriviamo a 500, stiamo crescendo, stiamo a 400, speriamo di aumentare di giorno in giorno. E un saluto conclusivo anche al canale PZ di Giurisprudenza Romana. Sicuramente ci stanno ascoltando. Canale PZ in trasferta radio. Esattamente. Ciao, quindi anche al mondo universitario, ai futuri avvocati e magistrati di Roma 3, romanisti solo. Un saluto anche a Matteo Pietrosanti. Vi ricordo l'appuntamento martedì prossimo, sempre alle 21. Io vi lascio con Aita del grande Rino Gaetano e poi con Campo Testaccio. Ciao ragazzi! Buonanotte a tutti! Buonanotte! Acceso da una passione.